Ragazzi, ma se gli italiani, no? Anzi, due terzi degli italiani tifano contro l'Italia, secondo voi di chi è la colpa? Siete intelligenti, no? Dico, tutti abbiamo la stessa intelligenza di Vessicchio, no? E quindi di chi è la colpa, ragazzi? Dell'Inter, ragazzi, dell'Inter. La colpa è sempre dell'Inter, ricordatevi, è sempre dell'Inter. Anzi, mi sembra strano che il bandito non dia la colpa all'Inter anche per tutti questi problemi che sta avendo il Milan a prendere Zirkzee. Mi sembra davvero molto strano, ma secondo me tra qualche giorno, ancora secondo me non ci ha pensato. Mo' comincia a dire, ehi, ma un attimo, ma la colpa è dell'Inter. No, perché Vessicchio invece ha trovato la soluzione al problema, no? Del fatto che due terzi degli italiani tifino contro l'Italia. È colpa dell'Inter. Non sappiamo i motivi perché è colpa dell'Inter, però è colpa dell'Inter. Ragazzi, se dice una cosa Vessicchio, ci dobbiamo credere, lo sapete. A priori. Che bella parola, a priori. E comunque, ora è inutile, no? Voi immaginate dare una risposta a Vessicchio, che cosa significa? Significa cestinarla quella risposta, no? Cioè, la colpa è dell'Inter perché ci sono quattro giocatori che giocano con la nazionale. Perché poi ieri non ricordo chi sentivo in un video che diceva: ma scusate, ma quale blocco? Ah no, un amico mi ha commentato e mi ha scritto: ma perché parlano di blocco Inter quando per esempio, quando c'era il blocco Juve c'erano un sacco di giocatori della Juve, cioè forse 8 undicesimi della formazione erano juventini. E il blocco Milan c'erano tanti, ma con merito, cioè il blocco Juve, Scirea, Tardelli, Cabrini, Gentile, cioè tutti mostri sacri, no? Zoff, Paolo Rossi, tutti mostri sacri, parliamo di mostri sacri. Quando c'era il blocco Milan, no? Un nome solo su tutti, Franco Baresi, un mito. E che ne vuole Franco Baresi di Kriel, Tomori e roba varia. Però, dico, parliamo di un mito, no? Cioè, non è che uno che ha simpatia l'Inter, cioè, io l'Inter sapete, no? E per me è una squadra che ho nel cuore, è una squadra che. Certo, non è il Lecce, però è una squadra a me molto simpatica che mi fa godere quando vince e strapazza gli avversari. Però quale interista intelligente può mai parlare male di Baresi, di Franco Baresi? Franco Baresi è un mito, rimarrà sempre un mito. E quindi stiamo parlando di cosa? Di niente. Nazionale italiana, oggi. Cioè, a memoria non sono Barella, Bastoni, Di Marco e Frattesi, no? Ce ne sono altri? Se ce ne sono altri, ditemelo, io ricordo questi. Quindi, tifare contro la nazionale italiana perché ci sono quattro giocatori che fanno parte della formazione titolare, anzi, forse alla prossima partita Frattesi verrà messo anche fuori. Io giuro, non li capisco. E questo perché succede perché viene portata una campagna, no? Di odio da parte di questi personaggi. Ecco il perché. Poi dicono che sono gli interisti a fare odio, a buttare odio. Mentre voi guardatevi i video degli interisti, guardatevi i video di Gigetto Nerazzurro, no? Che a me fa morire da ridere, ma sempre in senso positivo parlo. E guardatevi i video del Romagnolo. Cioè, stiamo parlando di. Guardatevi il video di Diego Ligorio, no? Che pure io non è uno dei miei preferiti, perché comunque attacca molto pesantemente, diciamo, il tifoso avversario. E sapete, finché si scherza, si fa ironia, per me va sempre benissimo. Quando si usano certe parole, no, si va oltre, altrimenti diventiamo come loro, no? Però. Comunque, Diego Ligorio lo vedete sempre, no? Così, a ridere, a scherzare. È la stessa cosa Gigetto, la stessa cosa il Romagnolo. E, per esempio, non posso dire la stessa cosa di Bergomi, no? Cioè, nel senso, io non lo seguo molto perché, sinceramente, lui e le sue fonti, delle fonti, non mi stanno molto simpatiche. Però, diciamo, il tifoso interista,
è sempre allegro, sorridente. Poi guardi il Vessicchio, no? Guardi il Bandito, guardi Matt, no? Ragazzi, come state? Spero che stiate bene. Sempre la solita solfa, no? Ogni video, come state? Come... Perché deve far passare i secondi. E poi basta che ci metta, tanto lui basta che ci mette il titolo ai suoi. Ai suoi utenti interessa solo il titolo, che non dica niente durante il video non fa niente. E, capite ragazzi di chi è la colpa? La colpa è proprio di questi buttatori, come dico io, che dico sempre, non so se esiste la parola buttatori, se non esiste la sto inventando io adesso, però basta che mi capiate, buttatori di odio, sono dei buttatori di odio professionisti e lo fanno sia con le parole sia con i... con gli atteggiamenti, no? Con quella faccia sempre cattiva che hanno, non riescono neanche a dedicare, no? Un sorriso a chi li segue, no? Ai loro utenti, non ce la fanno proprio, perché il sorriso non è una cosa che gli esce facile, e questa è la cosa bella, cioè io quando faccio un discorso, no? È proprio quello, io la cosa che mi piace, no? Nel vedere i Gigetti, il Romagnolo, di Diego Ligorio, è che è sempre quel sorriso, perché l'interista è una persona allegra, al contrario dello juventino e del milanista, diciamo di una parte dei milanisti, perché molti milanisti a me piacciono, video, seguo un sacco di milanisti, il Benzinero, ma anche la Alex Restelli, sono tutte persone tranquille che parlano della propria squadra, ti fanno la battuta, anche un po' pesante certe volte Alex Restelli, però comunque è uno allegro. Mentre, mamma mia, certi ti viene proprio da dire, ma bello mio, e non ridi un po' che ti godi la vita. Comunque ragazzi, ora cambiando discorso, che il Bayern Monaco su Çalhanoğlu, io giuro, è vero, Çalhanoğlu ha 30 anni, però 30 anni oggi nel calcio, ragazzi, non sono niente. Guardate Mkhitaryan, no? Mkhitaryan l'anno scorso è stato uno dei migliori dell'Inter e ne ha 35 di anni quest'anno. E, cioè, uno che scappa sempre, va avanti e indietro, soprattutto nel ruolo che gli ha trovato Inzaghi, no? Perché Mkhitaryan alla Roma era quasi un attaccante. Inzaghi l'ha arretrato di 30 metri e lui scappa. Quanti anni ha? 35. E, quindi, io... Poi uno con i piedi di Çalhanoğlu... Davvero avrei problemi a digerire la cessione di Çalhanoğlu, perché quello che ti fa Çalhanoğlu con i suoi piedi è difficile trovarlo in altri calciatori. E, quindi mi dispiacerebbe davvero. E, pensate, no? Chi può prendere il posto di Çalhanoğlu? E, quale giocatore ha i piedi di Çalhanoğlu? La misura di Çalhanoğlu, il tiro di Çalhanoğlu, capite? Ma poi i rigori, no? I rigori di Çalhanoğlu, al mondo non esiste nessuno cecchino come lui sui rigori. Non lo so ragazzi, davvero, dipende anche dall'offerta che fa il Bayern Monaco, però Çalhanoğlu è davvero tanta roba.